Innanzitutto abbiamo uno strumento che è gratuito, worldwide, ed è internet, che ci permetterebbe comunque, e parlo a mio titolo personale che ho già attuato varie riforme, se così possiamo definirle, in questo settore, che hanno portato grandi vantaggi a costi veramente minimi. Nel senso, internet è una vetrina in cui tutto il mondo può venire a vedere quello che tu puoi fare. Quindi una valida presentazione, una valida ottimizzazione del sito per i motori di ricerca, e a volte anche fare della pubblicità pay per click attraverso Google, con un budget minimo può veramente portare a un miglioramento e a una presenza più forte nel mercato sia italiano che poi anche estero, perché comunque, essendo in tutto il mondo, anche un giapponese da casa sua può accedere al tuo sito e vedere quello che fai. Quindi il cambiamento innanzitutto nell'era digitale deve essere fatto nel digitale, e perciò portare avanti il proprio sito, creare un bel sito, creare le possibilità di contattare anche la persona che abita dall'altra parte del mondo. Costi relativamente bassi, sicuramente più bassi di avere di un direttore commerciale o agenti o cose del genere, e avere visibilità. Dopo è ovvio che bisognerà muoversi verso questo cliente, andarci a parlare faccia a faccia, però comunque, se qualcuno va su Google e mette una query e tu sei il primo, vedrai che hai buone possibilità di essere contattato, se poi ovviamente hai presentato il tuo prodotto in maniera precisa, in maniera anche esteticamente valida, voglio dire. Quindi sicuramente il cambiamento innanzitutto va intrapreso attraverso il web, che è a basso costo e ottimi risultati. Lei è un giovane imprenditore. In questo momento i giovani rappresentano un po' un problema nel problema. La disoccupazione giovanile è veramente raggiunto livelli notevolissimi. Ecco, un consiglio pratico da giovane imprenditore a chi cerca lavoro. Un consiglio pratico? Un consiglio pratico purtroppo non dipende direttamente dai giovani, perché comunque ci vorrebbe più interrelazioni tra università e aziende, in quanto le università è vero che formano, ma non formano spesso per come funziona un'azienda. Ci vorrebbe un'interazione tra queste due entità maggiore, cioè mandare qualche giovane in azienda a vedere come funziona l'azienda, a dire: tu giovane, in cosa sei interessato? Nella ceramica, nella gomma, nella plastica, nel mondo? Allora vai a vedere questa azienda, perché questa azienda produce quello che a te interessa. E poi ovviamente il giovane ci deve mettere l'idea, cioè il giorno che il giovane viene in azienda, se porta una buona idea, ha ottime possibilità di rimanere. Ovviamente l'idea deve essere, non dico inventare chissà che cosa, però piccole innovazioni in questo momento difficile possono portare anche a risparmiare quei soldi con cui io poi posso assumerti. Quindi cercare, di farsi una nottata in bianco per cercare di studiare una soluzione alternativa a un problema che si è visto in un'azienda. Cioè tu vedi il problema e proponi una soluzione. E questo i giovani sono capacissimi di farlo, sono talmente intelligenti e anche ricchi di immaginazione che sicuramente spetta loro cercare di farsi notare. We'll be right back.